Ciao amici di Pronti a Tutto, andiamo avanti con la nostra piccola serie che riguarda stufe, bracieri e altri elementi legati al fuoco. Oggi andiamo a vedere la costruzione di una stufetta un po' più complicata rispetto alle precedenti, ovvero una rocket stove. La realizzazione è abbastanza semplice, però è molto complesso riuscire a realizzarla filmando contemporaneamente le operazioni, quindi purtroppo non sarò in grado di farvelo vedere. Per ovviare a questo faremo prima una spiegazione abbastanza dettagliata del funzionamento dello schema e di quello che dovremmo andare a realizzare e poi alla fine vedremo la prova d'accensione. Passiamo adesso allora quindi alla descrizione. Allora, la prima cosa di cui avremo bisogno sarà un contenitore. L'ideale sarebbe un secchio, un recipiente di qualche tipo. Diciamo che più o meno un 30 cm o più di diametro sono sicuramente più che sufficienti. All'interno di questo secchio dovremo andare a costruire il camino e la zona in cui andremo ad alimentare questo camino, che potranno essere realizzati ad esempio con delle tubature di metallo piuttosto che con delle latte, ad esempio quelle, i barattoli dell'olio vanno benissimo anche perché sono allungati, e diciamo che verranno inseriti all'interno del nostro tubo in questa maniera. Questo diciamo è il primo tubo o camino, e lateralmente dovremo andare a realizzare un'altra uscita, va bene qualsiasi parte di metallo, lasciando questa parte qui aperta. Questo qui è fondamentalmente lo schema. Ci sarà una piccola aggiunta che dovremo andare a fare successivamente, che sarà quella di avere un piccolo piano di metallo piatto da inserire qua dentro in modo da dividere questi due ambienti. Lo spazio intorno dovrà essere riempito con del materiale che sia termoisolante. Può andare bene la sabbia, può andare bene la cenere. Io nel mio caso utilizzerò della lana di vetro o lana di roccia. Allora, questa prima parte qui sarà quella all'interno della quale andremo a inserire i nostri pezzetti di legno. Qua sotto invece entrerà il flusso d'aria e qui sarà la nostra camera di combustione. Il funzionamento della nostra rocket stove sarà di questo tipo. Allora, andremo a infilare qui dentro i nostri bastoncini di legno, o quindi il nostro carburante, anche più di uno, che saranno già stati preventivamente accesi, quindi qua avremo già una combustione in corso. Perché si chiama rocket stove? Cioè da dove prende il nome? Avviene esattamente da qua, ovvero dal fatto che l'aria sarà necessariamente costretta a passare da sotto, e sarà da sotto che andrà ad alimentare il nostro fuoco. Avrà questo flusso forzato e continuerà ad essere quindi sparata praticamente verso l'alto proprio per il calore. La zona qua sotto sarà quella dove andranno a raccogliersi piano piano tutte quante le ceneri o comunque gli elementi di risulta, che quindi non ostacoleranno la combustione. Quindi la combustione avverrà esattamente nel modo migliore possibile, con l'aria che arriva da sotto il fuoco, che viene scaldata e che viene sparata verso l'alto. Contemporaneamente che cosa succede? Che tutto il calore che viene irraggiato in tutte le direzioni dal fuoco in realtà sarà rimbalzato indietro dal materiale isolante, quindi il calore rimarrà intrappolato all'interno e avrà come unica via di fuga la parte superiore. Diamo un paio di misure di riferimento. Allora, abbiamo detto che lateralmente diciamo 30 cm sono sufficienti. L'apertura a occhio e croce può stare fra i 9 e i 12 cm. L'apertura invece laterale, comprensiva di entrambe le zone, 8-10 cm. Facciamo con quello che abbiamo a disposizione, e se ci manca qualche cosa cerchiamo più o meno di ingegnarci. Ecco invece come potrebbe essere una vista più o meno in sezione della nostra rocket stove. Scusate, la mano non è certamente quella di un artista, però serve giusto a darci un po' l'idea di quello che dovremo andare a fare. Qua sopra è il punto in cui andremo eventualmente a posizionare una pentola o comunque quello che dovremo andare a scaldare. Diciamo che l'altezza minima deve essere un quarto di questa apertura.
quindi giusto per dare dei numeri, prima abbiamo detto intorno, diciamo, massimo 12 cm, quindi 12 cm, questi devono essere 3 cm o più. Mi raccomando, questo qui è un avvertimento grande come una casa: non utilizzate materiali sintetici, plastica, nulla che a contatto col fuoco possa degradare, degenerare, quindi andare a contaminare quello che state facendo. Ultime due cose: andiamo a realizzare questa giuntura fra il tubo del camino e il tubo di alimentazione. In nessun modo il tubo di alimentazione sporga all'interno, deve essere proprio a filo. Questo perché la parte del cenere di alimentazione avrà la possibilità di cadere senza accumularsi da nessuna parte, e perché l'aria, nel tentativo di salire, non deve trovare nessun ostacolo sul suo cammino e quindi avere il flusso d'aria il più libero e più sgombro possibile. Ed eccoci qua, arrivati a testare la prova di accensione della nostra piccola rocket stove. Ecco qui come è venuta alla fine. Allora, giusto per farvi una breve descrizione: il corpo quindi allora è stato fatto con una latta dell'olio, l'imboccatura con una lattina dei pelati, e abbiamo anche il nostro vassoietto che separerà la parte alta dove finisce il combustibile dalla parte bassa in cui fluirà l'aria. Il camino è stato fatto con un contenitore per le bottiglie di liquore, copertura rivettata sopra, e la bottiglia, il tubo che fa il camino è stato attaccato al fondo in maniera da centrare uno rispetto all'altro con l'involucro esteriore con dado e controdado. La parte di scrematura termica, quindi di isolante termico, è della lana di roccia, economica, estremamente leggera, che quindi rende la nostra piccola stufetta a razzo leggera, trasportabile e soprattutto comoda nel momento in cui dovremo andare a gestire lo svuotamento delle ceneri che si accumuleranno sul fondo. Ho una piccola nota che mi hanno fatto giustamente rispetto al video scorso: mi raccomando, quando stiamo lavorando col fuoco la prima cosa che dobbiamo pensare è innanzitutto come andare a spegnerlo. Qualsiasi siano le condizioni al contorno, il primo pensiero è come andò ad estinguerlo. A parte quello, togliete da tutta la zona in cui state lavorando qualsiasi materiale possa prendere fuoco. Una precauzione in più non va mai male.